grazie di essere con noi e grazie infinite di aver accettato il nostro invito a Pier Lorenzo Rossi. Grazie a voi. Orgogliosamente romagnolo, ma direttore della Confcooperative dell'intera Emilia Romagna, cioè un gruppo di enorme prestigio e anche di altrettanta consistenza economica. Ci fa onore avere le nostre studi. Benvenuto direttore. Grazie dell'invito e benvenuto a tutti i telespettatori. Direttore, senta, permettendo che io la trovo in una splendida forma, permettendo tante cose, le voglio chiedere invece che momento vive la cooperazione? Ma, diciamo che è un momento difficile, perché la cooperazione è una forma di impresa economica che, come tutta l'economia di questo paese, soprattutto poi in un momento come questo, affronta una condizione di difficoltà. Anche in questa regione, dove sostanzialmente abbiamo anche nel corso del 2018 avuto dati positivi, e anche la cooperazione ha avuto dati positivi. Noi abbiamo avuto un aumento del fatturato del quasi 5%, dell'occupazione del 3%, insomma noi, il nostro sistema occupa circa 82.000 persone. In Emilia Romagna. In Emilia Romagna. Tuttavia è un momento in cui la cooperazione può avere degli ampi margini di ulteriore sviluppo, perché rappresenta quella modalità di impresa che oggi riesce in qualche misura a cogliere i bisogni delle persone. Diciamo che l'economia del singolo imprenditore o di coloro che guardano solo ed esclusivamente la speculazione è un qualche cosa che mostra segni, no, di difficoltà, ed è non tanto per coloro che la praticano, ma per coloro che nell'economia oggi ne traggono le conseguenze. Cioè, ma oggi vediamo che c'è una maggiore concentrazione della ricchezza rispetto a quello che era il passato, e quindi si stanno verificando nuovi modelli di sviluppo. Ad esempio, due settimane fa c'è stato il primo festival dell'economia civile a Firenze, dove da tutta Italia e anche dall'estero sono arrivati, diciamo, studiosi e imprenditori, che anche non solo cooperativi ma anche imprenditori, diciamo, classici, che vivono e vedono che il modello di sviluppo è un modello che deve essere sostenibile. Per quando si dice sostenibile, non è solo da un punto di vista ambientale, ma da un punto di vista soprattutto umano. Direttore, a proposito di questo, mi sovviene, ho avuto l'onore un mesetto fa circa, mi viene in mente perché lei tra l'altro fece l'onore di venire quel pomeriggio, di condurre all'interno della Facoltà di Economia un dibattito, le devo dire, che mi è sembrato di grande interesse, tra il vostro presidente nazionale Maurizio Gherdini, il preside, che non si chiama più così ma faccio per semplificare, della facoltà, Massimo Spisni, e Luciano Balbo, cioè il padre italiano del private equity, quindi il capitalismo, diciamo, a suo tempo più esasperato, fra virgolette, che in qualche modo oggi dice dobbiamo pensare a un'economia diversa in cui la partecipazione sociale diventi più importante. Quindi l'idea che avete avuto voi sempre, quella di una condivisione delle risorse, della ricchezza, delle opportunità, delle modalità operative anche, diventa evidentemente sempre più centrale nel dibattito nazionale e internazionale. Voi siete consapevoli di questo snodo possibile dell'economia? Diciamo che la stragrande maggioranza del sistema nostro è consapevole. Abbiamo sicuramente dirigenti cooperativi impegnati tutti i giorni e si confrontano sul mercato, e quindi capiscono la difficoltà e magari a volte non riescono a rendersi conto del valore di tutto quello che hanno fatto. Intendiamoci, noi questi giorni guardavamo i dati nel periodo della crisi. Dal 2007 al 2018 in Emilia Romagna il nostro sistema ha
creato 24.480, mi pare, nuovi posti di lavoro, mentre da altre parti purtroppo erano costretti a licenziare. Allora, non è il movimento cooperativo un modello miracolistico, è semplicemente il fatto che partendo dai bisogni delle persone ci si concentra su questo, insomma, se due o tre persone fanno una cooperativa, l'interesse che hanno è quello di mantenere l'occupazione prima di tutto, no? E non è solo quello speculativo, che per carità è importante, tant'è che se noi andiamo a vedere i bilanci delle nostre cooperative in questi anni i fondi di riserva si sono sicuramente assottigliati, però l'obiettivo dell'impresa cooperativa è quello di dare una risposta alle persone, ai bisogni delle persone. Allora, questo modello è chiaro che lo vediamo, si riscontra anche in quello che è lo sviluppo della cooperazione di lavoro, della cooperazione sociale e oggi sulla cooperazione di comunità, come viene chiamata, cioè nelle piccole periferie dove ormai purtroppo per problemi di carattere demografico, per problemi di carattere anche economico, perché le istituzioni naturalmente conseguentemente non hanno più le risorse che avevano una volta, gruppi di cittadini si mettono assieme che magari partendo da un primo nucleo di associazionismo per rispondere a dei bisogni di quel territorio, in realtà vedono uno spazio economico e si creano dei posti di lavoro. Il modello è questo. D'altra parte, io credo che anche da un punto di vista più generale, se guardiamo anche nel nostro territorio, quando anche le istituzioni hanno portato tutta una serie di servizi in borsa, non è che hanno risposto completamente a quello che è... Credo di aver capito l'esempio che fa, lo faccio adesso per semplificare, per far capire anche a tutti, un esempio probabilmente era di questo tipo di situazione in cui alcuni servizi che un tempo erano comunali diventano così grandi da necessitare anche un ricorso al mercato borsistico. Sì, il mercato borsistico è chiaro che ha una sua funzione, che è quello di reperire risorse per fare investimenti, ma noi dobbiamo renderci conto che il livello ottimale è quello di un servizio efficace con un costo altrettanto sostenibile da parte dei cittadini. Se noi continuamente rincorriamo da una parte l'aumento del costo e dall'altra parte l'aumento del profitto, arriviamo a dei punti in cui andiamo fuori mercato. E allora diciamo che quella giusta dimensione tra bisogni dei cittadini e bisogno di stare sul mercato è un mix che nel modello cooperativo è più facile sicuramente portare avanti. È chiaro che il modello cooperativo presuppone anche persone che abbiano concettualmente una preparazione, oso dire anche un'etica, perché non è facile, per stare su quel tipo di impresa, perché insomma dirigere un'impresa cooperativa è più difficile che dirigere un'impresa di capitale. Ecco, allora, senta, mi viene in mente questo, mi riferisco a epoche che lei non può conoscere, perché lei è un ragazzo, cioè, insomma, giovanissimo. Sì, lei ha da poco superato l'età del servizio militare, questo va detto, si vede. Però l'ho fatto. Siamo sicuri di questo? Sì. Almeno su questo. Allora, accedere alla cooperazione, impegnarsi alla cooperazione è stato fino a un certo punto, fino a un dato momento, una scelta quasi esistenziale, perché se ne condividevano i valori, che si trattasse della cooperazione bianca, cooperative, della cooperazione rossa, Lega Coop, della cooperazione verde, AGC, si condividevano dei valori politico barra sociali e si viveva in un certo modo. Oggi le vocazioni nel vostro mondo, sto parlando di tutto il sistema cooperativo, in qualche modo che caratteristiche hanno? Ma diciamo che i percorsi personali, culturali, anche politici, ammesso che ci siano, oggi hanno un'incidenza minima. Noi abbiamo incontrato tanti giovani e anche meno giovani che si sono innamorati del modello cooperativo casualmente. Per esempio in questa regione, in ogni provincia, abbiamo aperto degli incubatori che si chiamano COPAP. L'obiettivo era quello di dare spazi a costi
sostanzialmente calmierati per tutti coloro che avevano bisogno di partire con un'attività imprenditoriale, indipendentemente che fosse cooperativa o meno. Bene, quelli che hanno frequentato questi ambienti e naturalmente respirato un'aria cooperativa, comunque sono venuti a conoscenza di quello che è il modello cooperativo, in tanti hanno trasformato quella loro idea in una cooperativa, perché hanno capito che il lavorare insieme, il fare un gioco di squadra, eccetera, è vincente, soprattutto in un mondo come quello attuale, dove la competizione è sfrenata e da soli è più difficile riuscire a sopravvivere. E d'altra parte, voglio dire, anche i modelli imprenditoriali, spinti da un punto di vista di quello che è il risultato finanziario, nella modalità di lavoro oggi in tanti predicano quello che è la collaborazione, il modello a rete, un gioco di squadra all'interno anche della stessa azienda. A volte noi corriamo il rischio di avere piantato il melo e gli altri raccolgono le mele, ma è evidente che chi oggi si approccia a un mondo così competitivo sente anche il bisogno di allearsi. Allora c'è chi lo fa ad un livello base, c'è chi lo fa tra imprese, ma obiettivamente il modello cooperativo oggi viene vissuto come o una necessità di imprenditori, oppure anche come una visione diversa dell'economia che parte da quello che è un concetto di collaborazione. Ci fermiamo, vediamo insieme qualche spot, state con noi. Siamo in compagnia di Pier Lorenzo Rossi, direttore di Confcooperative dell'Emilia Romagna. Direttore, mi scusa, a proposito, adesso diciamolo per i ragazzi che ci ascoltano, ma il movimento che lei guida in termini di fatturato... In termini di fatturato siamo attorno ai 14 milioni di euro, 14 miliardi di euro di fatturato. In un anno? In un anno complessivamente. 81, quasi 82 mila occupati, 230 mila soci. Se poi aggiungiamo il sistema delle banche di credito cooperativo che hanno una raccolta di 12,3 miliardi di euro, quindi è un sistema che è attorno ai 30 miliardi di euro. È un dato, oggettivamente è un dato abbastanza impressionante, perché è il PIL di una piccola nazione. Però siamo in Emilia Romagna, quindi certo, è evidente sì. Che è ancora, diciamolo, una delle regioni guida nel mondo, questo sì. Va detto. Certo. Senta, direttore, ha citato le banche di credito cooperativo, sì. Quelle che noi tutti conosciamo come il BCC, che un tempo erano le casse rurali. Bene, lei sa meglio di me che c'è stato una serie qualche problema. Adesso noi stiamo facendo questa trasmissione a 15 km da Cesena, c'era una banca, Banca Romagna Cooperativa, che sostanzialmente ha chiuso i battenti. Altre banche, sto pensando alla banca di Forlì, hanno fatto una fusione con quella Ravenna di Molese, insomma, anche per ragioni di necessità. Adesso, allora, il mondo delle banche di cooperativo in qualche modo si stanno indirizzando verso un riferimento nazionale, un gruppo, verso un riferimento nazionale altre, no? Di questo processo lei che commento fa? E com'è lo stato dell'arte? Ma intanto lo stato dell'arte è che noi nel giro di 4 anni siamo passati in questa regione da 22 banche di credito cooperativo a 10. E è chiaro che attraverso dei processi di fusione che si sono resi necessari a seguito della riforma. Una riforma che da un certo punto di vista era necessaria, ma da un altro punto di vista è evidente che si è corso il rischio veramente di cancellare l'esperienza del credito cooperativo. Insomma, bisogna che ricordiamo ai telespettatori che le banche di credito cooperativo, prima io ho citato quei 12 milioni e 3 di raccolta, l'87% di quella raccolta, quindi oltre 10 milioni di euro, vengono reimpiegate nell'economia, quindi attraverso prestiti alle aziende, alle famiglie, eccetera.
E queste banche non possono accedere alla borsa, a differenza di tutte le altre. Se noi mettiamo insieme tutte le banche di credito cooperativo in Italia, facciamo il primo gruppo interamente bancario italiano e il terzo gruppo bancario, no? Che opera in Italia. Questa caratteristica di essere a una, come le cooperative, perché una cooperativa ha base molto larga, diffusa, i soci di una banca sono soci che possono avere 500 euro, 1000 euro, ma sicuramente non si fanno soci perché hanno interesse per i dividendi che prendono a fine anno. Il motivo è il motivo di attaccamento a quello che è un organismo che dà sostegno e può dare sviluppo alla propria economia locale. Tutto è nato anche qui da persone che non si sono arricchite, ma si sono co-garantite tra di loro. Era gente che aveva bisogno di garantirsi tra di loro, e che sono nate le banche di credito cooperativo. Questo processo che oggi vede la nascita di due gruppi, Cassa Centrale con sede a Trento e Icrea con sede a Roma, è evidente che ha creato un po' di frizione, un po' di attriti e probabilmente anche un rallentamento rispetto a quello che è la potenzialità del sistema cooperativo, delle banche di credito cooperativo in Italia. Io credo che in prospettiva, a parte che un dialogo è rimasto sempre aperto, ma dovranno in qualche misura, no, rimettersi in una carreggiata unitaria per salvaguardare quello che è l'aspetto veramente di essere una banca aderente ai bisogni delle persone e non essere la banca come tutte le altre, dove oggi per stare sul mercato sono costrette a chiudere gli sportelli. Anche in questo territorio mi risulta che ci sono comuni che non hanno più uno sportello bancario. Allora, noi pensiamo a tutti quei cittadini che, insomma, devono fare, no, devono prendere la macchina per andare in banca. È un qualche cosa che è quello che abbiamo immaginato, è quello che vogliamo, è veramente un qualche cosa che crea solo sviluppo. Cioè, noi continuiamo a ragionare in termini di profitto, ma fino a quando il profitto, come devo dire, è così importante rispetto al servizio che nel territorio si può dare? Poi è chiaro che, visto da un punto di vista di chi governa una banca, deve guardare quelle cose, ma visto in prospettiva, e quindi si parla più alla politica, è giusto andare in questa direzione? Ecco, le banche di credito cooperativo hanno ancora un'anima, hanno ancora uno spazio di rapporto con il territorio e con i cittadini, e se riescono a coniugare l'aspetto, diciamo, commerciale, strategico e quello di rapporto con i cittadini, anche qui hanno un futuro che è quello di essere veramente soggetti che servono soprattutto per le piccole imprese nei territori. Seguivo in quel periodo, per tante ragioni, non ultima quella che dal punto di vista giornalistico era molto interessante, quel processo di riforma di cui parlava, delle BCC e anche delle banche popolari, che era abbastanza parallelo, che era fortemente voluto dal governo Renzi. Adesso, indipendentemente che fosse una riforma giusta, non giusta, non è questo il punto. Ma mi viene in mente di chiederle questo. Usciamo dal recinto delle banche di credito cooperativo, parliamo di cooperazione. Direttore, lei sa quanto me, cominciò Berlusconi negli anni 90 a mettere in discussione la cooperazione, dicendo, vabbè, la cooperazione, insomma, è qualcosa di negativo, loro non pagano le tasse, se lo ricordano, sto fatto qui. Ma lo dicono tuttora. Ok, no, ma devo dire che fino a quel periodo c'era nei confronti della cooperazione, come posso dire, una sorta di approccio culturale della politica positivo. Che si poi tutti i leader che si sono succeduti, volte e gira, adesso citavo Renzi, uno di questi, hanno cominciato, ribadito questa idea della cooperazione, cooperazione, cooperazione. Devo dire la verità, essendo io un tifoso della cooperazione, non sono il più adatto per dare questo tipo di giudizio. Lei sa che ho avuto l'onore di scrivere qualche libro sul sistema cooperativo, quindi ho dovuto studiare i grandi valori. La domanda che le faccio è questo. Voi avete la percezione complessivamente, sto parlando di tutta la politica, che la politica abbia capito che cos'è la cooperazione? No, guardi,
Diciamo che c'è stata una fase dove politicamente o strumentalmente evidentemente c'era bisogno di attaccare la cooperazione, perché per ignoranza si pensava che la cooperazione fosse solo di una componente politica, e quindi attaccando la cooperazione si pensava di attaccare quella parte politica. In realtà la cooperazione in Italia rappresenta l'8% del PIL, più o meno, forse anche qualcosa di più, per cui non è un qualche cosa che appartiene a una parte, ci sono storie e origini diverse, lei prima le ha citate, quindi non ci soffermiamo su questo. Però, diciamo, per semplicità e anche per ignoranza, appunto, tante volte, ancora oggi, quando si propone una riforma che costa, dove si prendono le risorse? Tassando le cooperative. Sapendo benissimo che, voglio dire, ormai la tassazione delle cooperative è forse più alta rispetto alle altre forme di impresa, perché anche i fondi di riserva che obbligatoriamente le cooperative, quando hanno utile, vengono messi, devono essere accantonati, vengono in parte tassati. Non c'è nessun'altra forma di impresa, cioè un imprenditore, se ha un utile alla fine dell'anno lo tassa e se lo porta a casa, nelle cooperative vengono tassati e lasciati lì. E quindi oggi ormai non ci sono più agevolazioni particolari che rendono diciamo appetibile fare una cooperativa perché si spende di meno. La cooperativa ha una sua modalità operativa che si rende necessaria in alcuni casi e appetibile, non so, pensiamo al mondo agricolo. Se il mondo agricolo non fosse stato organizzato in forma cooperativa, la nostra agroalimentare di questa regione, di questo territorio, avrebbe potuto consentire a un imprenditore che ha un ettaro o due ettari di terra di vendere i propri prodotti sui mercati internazionali? No. Ma così andiamo sul lavoro. Persone che hanno una professionalità ma che non hanno mezzi avrebbero potuto costruire una grande impresa di logistica piuttosto che di costruzioni? Pensiamo al sociale, di fronte alla mancanza di risorse pubbliche, cittadini che partendo dai bisogni magari dei propri familiari hanno creato una cooperativa che poi si è allargata oltre a dare servizi e dare occupazione a migliaia di persone, sarebbe stato possibile? No, adesso lo vediamo nelle cooperative di comunità. Lo vediamo sulle cooperative workers buyout, cioè le cooperative nate da aziende in crisi. Quanti lavoratori, no, si vedono purtroppo dalla sera alla mattina in mezzo a una strada e hanno una professionalità, conoscono quell'azienda, conoscono il mercato, rimboccandosi le maniche si mettono insieme e acquisiscono l'azienda di cui erano prima dipendenti. Ecco, allora, questo è la sostanza vera della cooperazione, e devo dire che anche recentemente, rispetto a quelli che conoscono meno la cooperazione, quando vengono a visitare le cooperative, quando toccano con mano che cosa si fa, cambiano opinione. Poi politicamente a volte questo non è direttamente riscontrabile, però devo dire che chi conosce veramente la cooperazione vera, non quella falsa, sulla quale insomma continuiamo a combatterla, dopo ne parliamo un altro, rimane impressionato. Mi faccia chiosare, pensi un po' che verbo mi è venuto in mente. Ripeto, lei è un ragazzo, io ahimè sono anziano, ricordo un numero sterminato di campagne elettorali nel corso delle quali gli stessi politici che per 5 anni avevano espresso sentenze sulla cooperazione in campagna elettorale chiedevano di incontrare le cooperative per essere appoggiati al momento del voto. Non so se lei questa storia che le sto raccontando l'ha mai vista, lei è un ragazzo, non la può avere mai vista, io le garantisco che è così. Detto questo, direttore, anche sull'idea delle false cooperative ci torniamo fra un minuto, perché non abbiamo visto qualche spot. Siamo in compagnia del direttore di Confcooperative dell'Emilia Romagna, Pier Lorenzo Rossi. L'antica cordialità ci permette anche grande franchezza. Senta, direttore, allora, leggo spesso che il vostro mondo, ma anche i mondi di rappresentanza di altri gruppi cooperativi, sto pensando a Lega Coop per esempio, frequentemente dicono: dobbiamo garantirci dalle false cooperative, garantirsi nel senso del sistema italiano,
Le posso dire, io non ho capito, le chiedo scusa, ma cosa sono le false cooperative? Come si manifestano? Ma le false cooperative sono, è anche semplice farle. A volte ci sono degli imprenditori che coinvolgono dei lavoratori, magari in certi processi produttivi, anche senza saperlo, magari diventano soci di una cooperativa, dove magari l'imprenditore fa il presidente, loro inconsapevolmente sono anche soci. Essendo soci hanno, come devo dire, da un certo punto di vista, diritti e doveri maggiori, ma anche maggiori rischi, perché insomma un socio poi ha un capitale e altre cose, ma questi sono inconsapevoli magari di essere soci di una cooperativa. Questi lavorano per un certo periodo, poi la cooperativa viene messa in liquidazione, magari nel giro di un anno e mezzo, due, e non essendo magari stata associata a nessuna centrale cooperativa, non subisce nemmeno quelli che sono controlli. I controlli che le cooperative per legge devono avere. E allora noi, quelli che sono associate, facciamo sostanzialmente il 100% delle revisioni, per cui se c'è un qualche cosa che da un punto di vista formale e anche sostanziale non funziona, segnaliamo, perché in quel caso lì siamo sostanzialmente dei pubblici ufficiali che devono per forza denunciare situazioni di rischio eventuali. Mentre una cooperativa che non è aderente, sostanzialmente il Ministero oltre, e i suoi organi, ora che si sono presi in carico la partita IVA, che hanno programmato di andare a revisionare, probabilmente passa un lasso di tempo che consente di delinquere. Questo è detto in maniera molto cruda la realtà. Basterebbe insomma controllarle tutte, magari incaricando anche le stesse centrali cooperative di fare queste revisioni, e probabilmente si debellerebbe questo fenomeno. Per questo noi abbiamo raccolto anche 100.000 firme per fare una proposta di legge, che in parte è stata anche, alcuni elementi sono stati raccolti nella finanziaria dell'anno scorso, ma non sono sufficienti. Tant'è che oggi, visto la pressione fiscale e anche pressione anche di carattere politico che c'è su questa cosa qui, in certe aree mi dicono che cominciano a fare delle SRL piuttosto che, e altre forme piuttosto che cooperative, perché si sentono pressate. Però lo sfuggire a quelli che sono i controlli sostanzialmente porta a questi fenomeni di imprese spurie che vengono usate per delinquere. Senta, una decina di giorni fa, qui al suo posto, c'era Giovanni Monti, che è il presidente di Lega Coop dell'Emilia Romagna, che lei conosce, immagino, certo. Frequenti, ed è una persona simpaticissima, tra l'altro. Una romagnola, no? Certo, beh, che adesso ci sarebbe da chiedersi perché noi romagnoli siamo sempre i migliori dappertutto, ma questo adesso... Non è il caso. No, questo diciamo non è oggetto della nostra trasmissione. Senta, qui Monti ha detto... Ha una domanda mia che un po' lo provocava sul destino della vostra associazione, che fa riferimento sia a voi che a Lega Coop, che a AGC, che mi sembra si chiami ACI. Alleanza delle Cooperative Italiane. ACI, no? Che è un acronimo, mi scusi, molto vicino a quello dove andiamo dagli esami della patente. Sì, insomma, infatti. Esatto, no? Insomma, ci quindi, sono motivi di ilarità su questo. Sì, esatto. Detto questo, lui dice... Io non sono, con molta franchezza, ma anche con responsabilità, quella che la contraddistingue, dice io sono io che determino questo tipo di processi. Secondo me, alla fine, quella è la strada, cioè trovare un accordo definitivo e organico. Questa impressione l'ho avuto perché lui l'ha detto. Lei? Allora... Il percorso dell'Alleanza, che è un percorso lungo perché sono tanti anni che siamo partiti, ha portato sicuramente dei vantaggi al movimento cooperativo. Dicevo prima, è circa l'8% del PIL italiano, chiaramente quando ci presentiamo uniti l'8% conta. E questo direi che è una modalità che sia sul piano regionale sia sul piano nazionale, diciamo nei momenti
che contano, quindi nell'interlocuzione con la politica, col governo, con il livello regionale, sostanzialmente un metodo di lavoro che abbiamo pratichiamo da tempo. Quindi diciamo che nei fatti l'alleanza politica sindacale c'è, e manca quella che è l'alleanza organica delle tre strutture operative che si mettono insieme, e questo è un percorso che secondo i programmi doveva essere già fatto, ma insomma poi nel tempo abbiamo incontrato sostanzialmente tutta una serie di anche imprevisti che si pensava di poter affrontare in tempi minori, e che quindi ci hanno portato oggi ad avere l'alleanza da un punto di vista politico-sindacale, non la stessa organizzazione. Ecco. Quindi questo percorso in pratica manca di questo pezzettino, ma che non ci impedisce di ottenere poi da un punto di vista sostanziale la stessa efficacia, nel senso che anche tre uffici diversi possono in qualche misura, anzi per certi casi abbiamo, in un certo senso abbiamo anche una maggiore capacità di elaborazione, di proposta, eccetera, ed è il percorso che manca di qui, non ci siamo dati a questo punto più date o più scadenze, ma sicuramente è un qualche cosa che piano piano dovrebbe portare a quella alleanza completa che anche Monti citava qui in questo studio. Senta, lei adesso approfitta un po' veramente dell'antica cordialità, amicizia che mi lega a lei, la stima soprattutto, perché lo dico senza fare dell'aneddotica, io ricordo di lei ragazzo venire tra l'altro da uno dei luoghi più incantevoli della nostra Romagna, cioè l'Alta Valle del Bidente, con grande merito e grandi capacità, oggi siede in un ufficio a Bologna che guida un movimento di grande importanza per l'intera Emilia-Romagna. No? So che lei è persona troppo semplice, scheletta e cordiale per, fra virgolette, montarsi la testa, ma questo è il processo. Ma perché racconto questa faccenda? Perché stiamo parlando di un ragazzo che cresce tra la collina e la campagna e che da uomo ha grandi responsabilità metropolitane. Allora, Bologna, e per Bologna non intendo le due torri ovviamente, insomma che forse lei non ha tempo neanche di andare a prendere un caffè sotto le due torri, la Bologna della politica, dell'impresa, la Bologna che è sempre stata abituata a essere, come posso dire, caput mundi per l'intera Emilia Romagna. Oggi, nel contesto di una regione così vasta e così diversa, fra l'altro anche politicamente molto frastagliata, quindi non più omogenea, che sguardo volge alla Romagna, direttore? Ma diciamo che questa regione in questa legislatura ha sicuramente svolto un'azione di traino per l'intera economia italiana, insomma. Non era mai successo che per tre anni consecutivi fossimo la prima regione per crescita nell'export e anche nell'intera economia regionale. C'è stato un grande recupero anche sul piano dell'occupazione. Diciamo che verso la Romagna da un certo punto di vista, se posso estrarmi un attimo, la vedo come da un punto di vista politico una realtà che ha sempre badato a quello che è una disciplina di sistema, no? Non a caso, se noi ci pensiamo bene, in questa realtà è nata la ASL unica, mi pare la prima azienda di trasporti unica, si è provato concretamente a fare la Romagna, la Camera di Commercio mi pare sia l'unica esperienza in Emilia Romagna che si è messo insieme a Rimini con Forlì Cesena, e tutte le altre esperienze nel frattempo si sono incanalate purtroppo in una dinamica complessiva che sta rimettendo in discussione, no, tutto questo percorso che si era, diciamo, incanalato prima del referendum, no, della,
di Renzi. Da un punto di vista economico, chiaramente è una realtà molto dinamica, che se ha un difetto è quella di non mettersi assieme, di non fare un gioco di squadra, di non parlare quando serve, di avere una voce unica. Ecco. E questo sicuramente la indebolisce. Quindi abbiamo, per sintetizzare, sul fronte più politico-istituzionale, nel momento in cui si parte con un indirizzo, forse siamo i primi a partire svolgendo quell'obiettivo, realizzando quell'obiettivo. Da un punto di vista economico, di fatto in Romagna non si è mai andati bene bene neanche quando gli altri andavano bene, ma non si è avuto una grande crisi data da quella che è la dinamicità di questa economia, che è prevalentemente manifatturiera, agroalimentare, turistica eccetera, e quindi non ha avuto quel tracollo che per esempio certe aree dell'Emilia in certi momenti hanno avuto, ecco, quando la crisi veramente picchiava duro. Ecco, questo è lo sguardo che in maniera molto superficiale mi permetto di avere vedendo insomma, dal mio osservatorio. Chiaramente questa è una regione che però ha una grande dinamicità e se riesce a incanalare quello che oggi è uno sviluppo comunque che si è inserito, perché insomma se pensiamo che il centro europeo no, dell'ambientale, dello studio della meteorologia viene a Bologna, se grandi marchi come Philip Morris hanno scelto Bologna non solo per quella che è la struttura diciamo dei servizi, ma soprattutto su quella che è la ricchezza di quello che è il sistema scolastico universitario, ma soprattutto di quello che è l'artigianato, chiamiamolo così, del saper fare che c'è in questa regione. Non a caso anche le quattro università hanno fatto il primo corso sull'automotive di carattere mondiale, quindi i migliori studiosi di quel settore lì verranno in Emilia Romagna a studiare. Quindi io credo che questa regione abbia ancora delle grandi potenzialità. È chiaro che alcune infrastrutture, adesso qui è un tema molto lungo, tipo il passante di Bologna, la Cispadana, l'E45, la Campo Gagliano Sassuolo, sono strumenti fondamentali perché uno non può nel 2019 percorrere ancora le strade del Granducato, perché oggi abbiamo sicuramente esigenze e bisogni di tipo diverso. Direttore, grazie, grazie infinite. Alla prossima, questo tema delle infrastrutture lo riprendiamo la prima volta che torna da noi, va bene? Grazie, grazie per l'invito. Ritengo veramente importante, è sempre veramente un piacere averla con noi. In bocca al lupo per tutte le sue cose e per la sua splendida famiglia all'inizio di tutto. Sapete, andiamo in onda tutte le sere alle 23:15, più state con noi, più ci aiutate a raccontarvi le cose importanti che miscelano tradizione, modernità, innovazione come il sistema di Confcooperative che ci ha rappresentato molto efficacemente il direttore Pier Lorenzo Rossi. Grazie.